La statua di Gengis Khan, che qui chiamano Jinishan, spunta dalla steppa a chilometri di distanza. È alta 30 metri più 10 di piedistallo, 250 tonnellate di acciaio. La più grande statua equestre del mondo. Qui fanno le cose in grande. Lo stivale del condottiero è alto 9 metri per 3 tonnellate. Hanno usato la pelle di 225 mucche. milioni di animali per una terra sempre più desertica. Per salvare il Pol di Verde rimasto, il governo ha chiesto alle potenti organizzazioni degli allevatori di limitare a qualche mese il pascolo bravo. La cultura nomade resiste alla voglia di Occidente. Ulaanbaatar è a 50 km, palazzi ultramoderni che soffocano i pochi templi rimasti e slam sulle colline con scalinate fatte di pneumatici. Tende nomadi che d'inverno, quando arrivano i meno 40 gradi, ne fanno una delle città con le loro stufe più inquinate al mondo. Verso l'ultima tappa, Pechino, una notte e un giorno e mezzo di viaggio. Ora tutto è verde e coltivato. La megalopoli di 20 milioni di anime ci aspetta. Non ce la fa di giugno e luglio, l'aria è incredibilmente pulita. Potere sovrannaturale del regime comunista, dicono i cinesi ridacchiando. In vista della grande parata militare hanno fatto sparire lo smog pestilenziale. È bastato chiudere le fabbriche più inquinanti per una settimana. La gente sembra gradire.